Buongiorno, benvenuti a Studio 24. Siamo partiti da questi due volti, Chiara Appendino, Virginia Raggi. Le abbiamo già definite a caldo la domenica del primo turno delle amministrative e poi la mattina successiva i volti di queste elezioni, i volti della novità e della sfida che il Movimento 5 Stelle lancia al Partito Democratico. Due giovani donne che contenderanno la poltrona di due grandi città, due capitali di questo paese, quella industriale Torino, Chiara Appendino contro Piero Fassino, e quella istituzionale, se vogliamo culturale, ovvero Roma, Virginia Raggi con Roberto Giachetti. Ballottaggi 19 giugno, nostri ospiti Carla Ruocco, Movimento 5 Stelle, ben trovata. Buongiorno. Professor Benedetto Ippolito, Roma 3, ben trovato professore. Buongiorno. E Andrea Carrugati, Huffington Post, ben trovato. Buongiorno. Allora, arriviamo subito al ballottaggio che sarà, però Carla Ruocco, 10 giugno 2013, cioè 3 anni fa, tondi tondi, Ignazio Marino batteva Gianni Alemanno al ballottaggio, oltre il 60% dei consensi. A me la prima cosa che mi viene da chiederle è se si ricorda se andò a votare 3 anni fa e per chi votò. Beh, innanzitutto io 3 anni fa c'era già il Movimento 5 Stelle, dopodiché al ballottaggio arrivarono due persone della vecchia politica, hanno decretato il definitivo fallimento di questa vecchia politica, adesso ci siamo noi, guardiamo al futuro e abbiamo un'alternativa. Questo è sano, è importante e andiamo avanti. Ci rivolgiamo a tutti i cittadini indistintamente, quindi questo è importantissimo, il fatto che si condividano i nostri programmi, i nostri progetti. Dopodiché le schermaglie interne al PD ci interessano e ci appassionano poco, siamo concentrati sul programma, sull'alternativa che abbiamo creato per Roma, e i cittadini stanno rispondendo molto bene nelle piazze, nei contesti all'aperto, non prendiamo applausi e riconoscimenti del nostro lavoro e non fischi, e quindi anche le piccole imprese, tutto il settore, tutto il tessuto produttivo della capitale, quello reale, quello onesto, quello che ha portato avanti con tantissima difficoltà le attività, la vita all'interno della capitale in questi difficilissimi anni, è con noi. Questa è la cosa importante. Raggi e Appendino hanno alle loro spalle 5 anni di consiglio comunale in cui si sono fatte indubbiamente le ossa, c'è la famosa frase di Fassino che l'Appendino chiama la seconda profezia, no? Sì. Che è quando durante quando lei si siederà su questa poltrona, me la invitò. Sì, certo, le profezie di Fassino sì, sono diventate un genere letterario, lo sappiamo. Le 5 Stelle sono avrebbe dovuto costruire un paio, costituire un partito e poi vediamo quanti voti prende fatto, e con aria beffarda e poi purtroppo lo abbiamo ridotto. Però ecco, così. C'è un elemento. C'è sempre il discorso è questo qui. Per quello che riguarda Renzi, sicuramente lui le europee le ha vinte con una serie di scommesse e di promesse. Si pensi per esempio alla storia degli 80 euro che adesso le persone, buona parte, le 1.600.000 persone più o meno devono addirittura restituirle. Questo è gravissimo. Quindi lui pensava di poter prendere in giro la gente all'infinito e invece le persone si sono rese conto che lui era un finto cambiamento. Noi siamo il cambiamento vero, tanto è vero che lo avevamo detto anche alle europee, ed è vero tutto, perché quando c'è stato l'europea, la nostra delusione, noi l'abbiamo palesata, abbiamo messo a nudo anche quelle che erano le nostre, i nostri punti di miglioramento, e abbiamo messo in pratica tutto prima questo. Prima e seconda Repubblica si sarebbe detto avete fatto l'analisi del voto e della sconfitta. ma diciamo che ci sono state delle evoluzioni sicuramente e le abbiamo percorse. Perché abbiamo potuto farlo? Perché il Movimento 5 Stelle è un movimento libero, e allora se commette anche degli errori di percorso può correggerli velocemente, perché l'obiettivo è chiaro, è quello di cambiare il Paese, è quello di dare spazio alla parte onesta, pulita del Paese che lo porta avanti in silenzio, e il Movimento 5 Stelle lo può fare. Renzi no, Renzi è vincolato, Renzi deve fare i favori alle banche, deve fare i favori ai petrolieri, è lì per una serie di interessi, per cui quando ha smesso di mascherare una realtà che non è, viene messo a nudo dai cittadini che sono intelligenti. Le chiedo, oggi con il percorso che avete fatto, vi potreste permettere quei toni di qualche anno fa, quello dell'inizio, che forse servivano anche per discorso, come dire, rompere lo allora, schema? Lei infatti dice bene toni, il discorso è questo, che le persone iniziano a riconoscere la sostanza
che sta dietro anche un tipo o un altro di comunicazione. Perché se io sono una persona per bene, che restituisco il mio stipendio, che grazie a quello nascono delle imprese, alla fine dei conti è questo che poi è l'investimento che il tessuto produttivo si trova. Al di là del tono che posso usare, che magari in un momento può valere un tono o in un altro momento mi devo rivolgere con un tono diverso. Però è la sostanza che fa la storia e noi stiamo dimostrando di averla. Allora, siccome ha citato gli 80 euro, ovviamente non è che facciamo finta che non ci sono stati ieri fischi a Confcommercio alla Presidente del Consiglio, ci arriviamo tra un attimo, però prima, onorevole Rocco, io non le chiedo se questo risultato è legato al fatto che Grillo non ha fatto campagna elettorale, gliel'hanno chiesto tutti in questi giorni, ve l'hanno chiesto tutti, e la risposta è assolutamente no, perché ci appoggia. La domanda che le faccio è se sa che se chiuderà la campagna elettorale di Virginia Raggi a Roma. Perché questo non lo so. Ci inseguiamo. Questo tra non glielo so dire perché comunque ha tanti impegni. Però mi farebbe piacere se venisse. Vi aiuterebbe? Sì. Darebbe un di più, lui dà sempre un aiuto in mille modi diversi. Tra l'altro ha fatto anche un video, non è, c'è stato presente sì, assolutamente, la sera della chiusura, quindi o veniva fisicamente oppure ha mandato un messaggio in un'altra forma, però c'è. Ci sono tensioni, adesso Pizzarotti in questi giorni è sotto il... però... Ecco, come fate a garantire la domanda è che a Roma non sarà uguale. Esatto, ecco. Perché è una domanda che non si pone, onorevole Rocco, Andrea Carugati, Roberto Vigretti, allora, Adriano Celentano, venerdì scorso, Fatto Quotidiano, Lettera, diceva a Roma serve l'incognita, perché quello che sanno fare gli altri lo sappiamo, e disse Virginia Raggi, a meno che al primo dissenso Grillo non la cacci. Questo l'ha scritto Adriano Celentano. Adriano Celentano ha detto questa cosa, ma insomma... Però non è uno stile, no? No, però la domanda c'è. Adriano Celentano ha detto anche tante altre cose in quella lettera, tra cui che serve un reale cambiamento. Esatto, proprio per questo le dico. Quindi questa è la prima cosa. Però anche lui sentiva questa preoccupazione. Dopodiché qua bisogna distinguere molto bene, perché giustamente chi mi ha preceduto ha sottolineato il fatto che una cosa è il governo di una città che riguarda i cittadini e il proprio sindaco. Altro sono le questioni interne di un movimento, un partito, eccetera, che noi non facciamo mai gravare sui governi della città, che continuano tranquillamente come una nave e tengono conto. Diciamo che Pizzarotti avrebbe qualcosa da dire su questa cosa. Tengono conto, Pizzarotti sicuramente sarà impegnato a governare Parma, perché fino a prova contraria Pizzarotti sta ancora governando Parma, o mi sbaglio? E io credo che ai cittadini di Parma interessi che il proprio sindaco governi la propria città. Lo farà per nome dei 5 Stelle anche dopo i ballottaggi, perché poi è questo. Ai cittadini di Parma interessa che il proprio sindaco governi la propria città e che sia un sindaco scelto da loro. Questi sono i due pilastri che interessano ai cittadini. Dopodiché le questioni che possono sorgere tra uno o un altro all'interno di un movimento, questo non devono inficiare i governi delle città. E noi dimostriamo che così è, cioè che non inficiano i governi delle città, non riguardano proprio la cittadinanza, ma delle organizzazioni, delle posizioni che all'interno del movimento io penso si creano. No, per carità, non confondiamo queste. Marino è figlio del PD e noi siamo figli del Movimento 5 Stelle, che è un movimento di cambiamento e di cittadinanza attiva. Dopodiché l'espressione stessa cittadinanza attiva implica una forma di partecipazione da parte di tutti. Noi, dicevo, quando andiamo nelle piazze vediamo tanto consenso, ma anche tanto senso di responsabilità anche nei singoli cittadini. Quella situazione è complessa, nessuno sta nascondendosi dietro un dito. Sappiamo bene come girano i conti, li abbiamo visti, abbiamo visto che ci sono 14 miliardi e mezzo alla fine di indebitamento della capitale a fronte di questo livello di servizi. Abbiamo identificato 1,1 miliardi di euro circa di sprechi che immediatamente vanno riallocati nel tessuto produttivo. Sappiamo che ci lasciano una situazione devastata. Dopodiché, se loro hanno bruciato la casa ed oggi c'è una forza politica che ha il coraggio, l'energia, la novità, la carica di onestà e di competenza per ricostruirla, perché non approfittare di questa occasione e ricostruire? Dopodiché si tratta di ricostruire una casa bruciata, sono d'accordo, e questa è la grande sfida che noi cogliamo, noi e i cittadini romani coglieranno, perché si rendono conto che è la strada veramente per cambiare. Senta, onorevole Rocco,
Che è cambiato, a parte il primo turno elettorale, tra è una cosa criminale, l'aggettivo è criminale, Virginia Raggi, rispetto alle Olimpiadi Roma 2024, a facciamo un referendum e sentiamo i cittadini, perché non allora, è proprio la stessa cosa. No, innanzitutto bisogna fare una considerazione. Le Olimpiadi sono un evento eccezionale. A Roma l'ordinario è distrutto. Io esco di casa, vado sul trenino sotto casa mia e rischio di morire perché non ci sono proprio i più banali, le messe in sicurezza più banale. E questo è gravissimo perché i cittadini romani sono esposti, e chi, ovviamente i turisti e tutti quelli che transitano per Roma, sono esposti quotidianamente a pericoli relativi alla sicurezza, all'igiene pubblica, al decoro urbano e quant'altro. Quindi bisogna partire da questo. Innanzitutto, e quindi immediatamente mettere mano all'ordinario. Poi c'è un dato anche economico che io vorrei riscontrare, perché prima è stato interessante uno spunto. Guardi, scusi, ci arriviamo al dato economico, sì, questa obiezione, poi sì, ci arriviamo al dato economico. Lei ha detto c'è l'ordinario, ed è vero, perché Roma, altrimenti non staremmo discutendo di tutto questo, è una città che ha enormi difficoltà e lacune nell'ordinario. Però, come dire, salvare l'ordinario, ripristinare l'ordinario, implica che non si possa progettare qualcosa che avverrà tra 8 anni, perché di questo parliamo, non io le Olimpiadi voglio, non sono sì, la sì, prossima sì, estate, no, per carità, la sono nel 2024. Noi progettiamo, infatti, tanto è vero che l'unica forza politica che ha un piano energetico nazionale, tanto per dire, siamo noi, che ce l'abbiamo addirittura a 20 anni, quindi la progettazione va fatta proprio in un ambito di rinascita e di strategia complessiva. E non si può iniziare si può per Roma 2024 oggi? Però non si può progettare, allora la progettazione implica un obiettivo. Non si può progettare avendo come unico obiettivo le Olimpiadi. Io progetto avendo come obiettivo il rilancio della città di Roma a tutto tondo per la vita dei cittadini e per l'immagine di decoro che deve dare a tutto il mondo. Roma ha tutti i numeri, ha il Colosseo, ha dei monumenti che se solo li vogliamo enumerare non bastano 24 ore. E allora ripristinare quei monumenti è il rilancio in sé dell'immagine di Roma, che adesso è degradata e deve assolutamente recuperare. Una volta che tu hai rilanciato l'immagine della città, quindi l'obiettivo è la vivibilità e il rilancio della città. Questi sono gli obiettivi, poi passano per una serie di azioni. Perfetto, secondo lei quanto ci vuole per riportare la normalità a Roma? Ci sono, come tutte le fasi, ci sono degli step che vanno dal breve periodo, breve, medio, lungo. Ci vuole, sicuramente gli obiettivi si vedono a fine del quinto anno, quindi del mandato del sindaco, cioè quelli insomma che sono più tangibili. Dopodiché immediatamente ci sono delle azioni da fare subito, per esempio facevo riferimento al 1.100.000.000 di euro riallocati immediatamente, oppure all'operazione sul debito mostre della capitale che va affrontata in un'operazione trasparenza e una revisione degli oneri finanziari per i cittadini. Mi chiedevo quanto ci voleva per tornare all'ordinario, perché la seconda domanda sarebbe quando Roma si potrebbe permettere secondo lei di ospitare le Olimpiadi? Ma lei continua a prendere come riferimento le Olimpiadi, se no io spero che francamente sai, Roma, i cittadini di Barcellona se le ricordano le loro Olimpiadi. Ma i cittadini non vogliono aspettare il 2024 che piova, i cittadini l'acqua la vogliono vedere un po' prima, e non dico una cosa metaforica, perché ci sono alcuni luoghi di Roma dove l'acqua addirittura non arriva, non è potabile, cioè ci sono delle situazioni pazzesche, non possono aspettare al 2024 che arriva il grande magnate, perché poi alla fine questo sia, e gli butta in faccia il tozzo di pane e il bicchiere d'acqua perché sono affamati e assetati. Noi non vogliamo questo per i cittadini. Intanto non è che il prefetto arriva e può stravolgere tutto, neanche comunque il sindaco è un'altra figura, quindi non sovrapponiamo, e viene eletto da un'investitura popolare, ha un mandato quinquennale e ha un'opposizione che invece talvolta può essere anche ben utilizzata, ha una pianificazione completamente diversa. Tronca ha trovato una situazione di disastro, la doveva portare avanti in un breve termine, ha fatto determinati studi e anche su per esempio Affittopoli, peraltro indicati proprio dall'opposizione, perché nel 1.100.000.000 di euro di sprechi noi avevamo identificato un'importantissima voce relativa ad Affittopoli ed è stato messo mano a questo capitolo. C'è anche il lavoro che ha fatto Daniele Frongia, che è un altro. Quindi lei non boccia il lavoro del commissario a 360 vabbè, grandi. È ovvio, io non è che promuovo Boccio, è un commissario straordinario che è venuto in un momento drammatico con un PD praticamente che ha fallito su tutta la linea, ha fatto quello che poteva
poteva fare in questi 6 mesi. Certo, c'è da rilevare una cosa, che noi tra avere un sindaco come un sindaco del PD e alla fine non averlo, perché in questi 6 mesi Roma di fatto non ha avuto sindaco, la differenza non c'è proprio stata, proprio nella percezione dei cittadini. Dopodiché adesso si volta pagina in maniera estremamente più decisa, con un'investitura popolare, con un consiglio comunale, con una situazione di democraticità ripristinata, e si va avanti con una pianificazione seria e corretta. Ma fermo restando il fatto che secondo me rinunciare a un grande evento come le Olimpiadi sarebbe è qualcosa che anche per l'immagine della città e anche per il rilancio del circuito economico ha comunque tutta una serie di limiti. Siccome prima ho citato Barcellona, potrei dover citare Atene e quello che è successo. Però c'è un punto di coerenza nel ragionamento che è stato fatto in questo caso, perché è ovvio che questo richiamarsi all'ordinario e anche al fatto che comunque il sindaco del Movimento 5 Stelle, se sarà, non si muoverà su un piano tecnico, ma si muoverà su un piano politico. È molto rilevante per capire perché c'è paura anche di un grande evento, perché il grande evento implica comunque anche mettere in campo tutta una serie di componenti organizzative che non sono di tipo politico. È chiaro che se questo progetto di rilancio della città vuole essere un rilancio dell'ordinario, e Roma è una città straordinariamente ordinaria, cioè che ha una componente di straordinarietà nell'ordinario enorme, è chiaro che il puntare su grandi eventi è qualcosa che non rientra nelle corde di un progetto. Però voglio fare una precisazione economica, Berardi, devi far fare certo. Che sto cercando. Allora, innanzitutto noi quando andiamo tra i cittadini veniamo incitati ad andare avanti, e nessuno, fosse uno di un cittadino comune che si scontra con i problemi della quotidianità, che dice: vi prego, appena arrivate la prima cosa che dovete fare è dovete portare le Olimpiadi a Roma. Non ne ho sentito uno. Va bene. Detto questo, analizziamo il discorso economico. Prima è stato in maniera latente detto questo concetto. Fino ad un certo punto, un po' una visione di Bush dell'economia, no? Si è pensato che dando soldi ai ricchi, in qualche modo il circuito economico potesse avvantaggiarsene, o prima o dopo. Quindi pompando i centri di potere e quelli che i soldi già l'avevano, prima o poi questa cosa ritornava nel tessuto sociale. La generosità naturale. Esatto. Questo si è rivelato non essere così adesso, perché se si va a vedere gli interessi delle grandi imprese non coincidono più con quelli della piccola e media impresa, si è divaricata la situazione. Le dice al cittadino non arriva vantaggio economico dal grande. Esatto, il tessuto produttivo della piccola e media impresa non si avvantaggia più perché c'è ricchezza non produttiva, esatto, perché c'è ricchezza che non è produttiva. Perché quei grandi centri di potere producono una grande anche corruzione, meccanismi di corruzione, per cui si incaglia in qualche modo il meccanismo e non arriva poi alla Volevo società. Andare un po' oltre Roma, un metro le Rocco, assolutamente sì, una bocciatura al governo Renzi, ecco, e la bocciatura non la danno solo le urne, la danno i numeri dell'economia: 390 imprese al giorno che chiudono, un tasso di povertà in aumento, la disoccupazione alle stelle, un mezzogiorno che muore. Perché questa bocciatura non siete riusciti a interpretarla a Milano e Napoli, per esempio, o a Bologna non completamente? E anche qui c'è da dire, premesso che noi le nostre sconfitte, come diceva il discorso delle europee, le ammettiamo tutte, però io voglio essere molto obiettiva. A Napoli noi abbiamo preso 10 volte tanto i voti che abbiamo preso alla precedente tornata amministrativa comunale. Siamo in crescita ovunque, questo è un dato incontrovertibile. Quindi ci sono sicuramente dei picchi, perché le realtà territoriali hanno delle storie diverse, ma noi siamo in crescita ovunque. Però tra il 39% di Roma e il 10% di Milano c'è un abisso. Questo perché Roma e Milano hanno due storie in questo momento diverse, due livelli di maturazione rispetto al governo 5 Stelle diverse. Però siamo in crescita ovunque ed è un grande al Movimento 5 Stelle. Milano è stata governata bene questa volta. Esatto, perché la domanda è questa, perché la maturazione del movimento che c'è, perché è cresciuto anche a Bologna, dove pure forse si poteva attendere un risultato migliore di Bugani. Bologna è stato comunque un ottimo risultato. Sì, ha preso un 19%, è un ottimo risultato e cresce rispetto a 5 anni fa. Però forse la vostra maturazione, per esempio a Milano, si ferma davanti alla politica che funziona, perché Milano è una città che funziona, ce l'ha detto anche Corrado, c'è da migliorare, non da stravolgere. A Roma c'è da stravolgere. La nostra maturazione, la nostra politica è una politica attiva e di proposte. Democratica, quindi le persone scelgono il nostro programma e noi andiamo avanti. Siamo in crescita dovunque, il nostro progetto è credibile, ci sono degli
gli step da percorrere li stiamo percorrendo. C'è un... Come dicevo, ci sono delle storie diverse da città a città. Noi candidati sindaci li scegliamo in maniera totalmente democratica. Devono essere comunque l'espressione della cittadinanza, delle persone che hanno votato queste persone, e quindi si porta avanti questo tipo di progetto. Però... Non facciamo conti di scacchiera o la mancetta di voti che deve stare qua, o scegliamo la persona più telegenica. Non è quello che porterà avanti un progetto. Sì, cioè, diciamo che a Napoli avete scelto un Brianzolo che fa cognome Brambilla e ti fa Juve, non è proprio il massimo. Io sostengo che Matteo Brambilla è una persona veramente straordinaria e darà prova, vedrà che darà prova della sostanza. Dopodiché, come dicevo, Napoli è una città che ha una storia sua. Sicuramente De Magistris è percepito come il cambiamento. Io spero per Napoli in un grande futuro, questo spero. Grazie ai nostri ospiti.